sala conosco quasi tutti, ma per chi non mi conosce sono Umberto Giorgis, per gli amici Giumba da tempo immemorabile, ma vi farei. E boh, mi ero studiato, cioè non mi sono studiato niente, però mi ero fatto l'idea di dire, esporre 3-4 concetti, alla fine in molti mi hanno anticipato, quindi condivido pieni ragionamenti sviluppati da Alessandro Vigna e Alessio Brondino. In particolare aggiungerei a quanto detto da Alessandro, è vero, sono anni che è cominciata questa storia di eliminare la democrazia in questo sciagurato paese, sono veramente anni. Giusto l'altra sera ero al pub con amici, erano anni che non discutevo con loro, non comiziavo di politica, a un certo punto mi hanno proprio chiesto cosa pensavo del referendum. No, allora ho lasciato che dicessero loro, e sì, perché alla fine tolgono i parlamentari, eliminano il Senato, tagliano dei costi, alla fine si spreca tutto un po'. Allora gli ho fatto, ma signori, è come quanto è successo con le province, cosa hanno fatto? Sono partiti ben indietro, i giornali si sa dove sparano, dove fanno fuoco sul migliore dei santi, lo fanno diventare un demonio. Hanno fatto così sulle province, che sicuramente non erano dei stinghi di santi, ma hanno demonizzato le province mettendo in luce sui giornali gli sprechi, quanto hanno fatto anche con le regioni. Io credo che le regioni saranno le prossime vittime di questa macchina infernale. E mettendo nel ridicolo il lavoro delle province, a un certo punto hanno avuto la strada spianata per dire, boh, eliminiamo le province, anche se in realtà, vabbè che non è il caso di dirlo per noi perché lo sappiamo tutti, in realtà hanno eliminato solo il passaggio elettivo di queste province. Un esempio brutto, se vogliamo, semplice, ma quando è crollato il ponte dal suo a Como, alla fine il rimpallo di responsabilità c'è stata fra l'ANAS e la provincia. Ma come? La provincia non dovrebbe più esistere. Invece no, c'è, e come? Solo che quindi i soldi continuano a far girare e li gestisce. Il problema è che chi li gestisce non è più eletto dal popolo, ma è eletto con un sistema elettorale che non sta in piedi né in terra, dai consiglieri comunali. E loro in questa maniera si sono accaparati così la presidenza delle province, in quanto la presidenza dipendeva dai consiglieri comunali delle città più grosse, che storicamente hanno elettorato di sinistra. In questa stessa maniera adesso credo che stiano facendo con le regioni, dove prima o poi ricomincia. Adesso gli occhi sono puntati sul referendum, quindi stanno giocando appunto con discorsi populisti, taglio della politica e tutto un po', stanno cercando di farlo passare. Io credo che il prossimo step sarà appunto ricominciare a demonizzare le regioni, e queste, una volta svuotate delle loro responsabilità, competenze e soprattutto del loro potere decisionale e finanziario, a un certo punto sarà semplicissimo dire, guarda, la regione fa niente, mangio un mazzol, da bumie, e passerà anche quello. Io voglio essere provocatorio nel dire che sono tentato di votare sì, perché, come diceva Gianfranco Miglio ai tempi, Gianfranco Miglio era un politologo, era una grande persona, un grande politologo, e studiando la storia diceva, è già successo che nel momento in cui gli stati, le dittature accentrano tutto per contraccolpo, siccome tutto tende all'equilibrio, per contraccolpo ci sarà un'esplosione in un altro senso, a un certo punto imploderà anche questa Italia per quanto dittatoriale. E io quindi, come hai detto te Alessandro, sono curioso di vedere cosa succederà dopo. Io credo purtroppo che vincerà il sì, sono pessimista di natura, credo purtroppo che passerà, perché è vero, tanta gente è informata, ma purtroppo in questi anni, dal 2012 in poi in particolare, hanno veramente massacrato la politica, allontanando la gente dalla politica. E sono curioso di vedere, perché quando anche i senatori saranno nominati e non ci sarà più quella parte elettiva, quando anche le regioni non varranno più niente, quando verrà eliminato quello straccio di pochissimo federalismo che c'è in paese, che sono banalmente solo proprio quelle piccole competenze che hanno concesso alle regioni negli anni passati, voglio poi vedere dove si arriverà. Voglio poi vedere. È un po' come l'esempio di questi, li chiamano profughi, questi clandestini che mandano in giro per i nostri paesi. Voglio poi vedere cosa succederà quando saranno in tutte le città. Certo, loro alzano, il prefetto alza la cornetta, obbliga il sindaco, fa pressioni, magari si mette d'accordo con i privati. Sì, sì, ma questi saranno i paesi, voglio poi vedere, la gente prima o poi reagirà. E purtroppo non sarà una bella reazione, perché dove non c'è ragione, allora c'è l'esplosione di una bomba e lì sono danni per tutti. E rimetterci saremo noi, che abbiamo avuto la lungimiranza da anni e anni di denunciare queste cose. E infine, piccolo sguardo così a questi 4 anni, sì, dal 2012,
ne abbiamo viste di cose, perché la Lega era in difficoltà, eravamo in difficoltà noi, e più volte ci siamo trovati veramente più per terra, abbiamo detto andiamo avanti lo stesso. Mi ricordo ancora bene quella sera in cui, vabbè, fumo al nome del diavolo, in cui Claudio Sacchetto ha avuto un po' questo due di picche, ha dovuto lasciare la corsa alla regione, eravamo un po' giù di morale, lo dico io, personalmente ero giù di morale, perché non lo trovo giusto, perché per me chi è meritevole, chi ha fatto un bel lavoro e chi ha la gente dalla sua deve andare avanti, non deve essere, non devono essere le stanze di un partito, neanche me la essere una cosa facile, però è proprio io di natura non riesco a sopportare queste cose, mi sono state lì e boh. Quella volta il giorno dopo ero veramente giù di morale, poi sentendo alcuni amici vi ho detto perché mollare, andiamo avanti. Stiamo tirando su una squadra della Madonna, abbiamo la fortuna di avere Alberto Brignone che ci ha insegnato a fare politica in maniera pulita, trasmettiamo questi giovani. E io credo che in 4 anni Flavio l'abbiamo fatto. Credo che l'abbiamo fatto, perché veramente tantissimi gruppi, magari ok, tanti magari non sono nemmeno potuti venire oggi, ma a me non piace vedere la sala strapiena, il pullman strapieno di gente che va lì, che poi... È vero, la politica si fa con i numeri, però serve la qualità. E io credo che oggi in questa sala ci sia tanta qualità. Ed è quel che conta. E, boh, e poi infine, forse chi mi conosce un po' di più sa che in questi mesi ho tirato un po' la fiacca, ho avuto un po' di difficoltà a seguire così una vita politica della Lega Nord. E chiedo scusa ai fratelli prima di tutto. E colgo l'occasione, e lo dico Matteo Gagliasso, sarai il prossimo coordinatore provinciale, colgo l'occasione per dare dimissioni da vice coordinatore provinciale, perché sono sicuro che ci sono tanti altri ragazzi appunto capaci di fare molto, che possono ricoprire questo ruolo con maggior impegno. Grazie per il sostegno che mi avete dato in questi anni, sappiate che ci sono sempre al vostro fianco. Grazie a tutti.